Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì, tranne qualche eccezione, esce un nuovo video delle Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa volta gli ho proposto di fare i Fantastici 4, quindi di proporvi una selezione di 4 prodotti per quanto riguarda il mondo del make-up, che può variare da fondotinta, cipria, blush, eccetera, eccetera. Siccome io e Betty abbiamo già parlato di questa cosa e sappiamo che la Lizzy metterà un quinto prodotto perché lei deve uscire fuori dagli schemi come fa sempre, noi facciamo i Fantastici 4 più un Jolly. Quindi faremo vedere per questa settimana i nostri Fantastici 4 blush. Quindi vi parlerò dei 4 blush che ho qui davanti più un Jolly. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo qui della Kiko. Sono in edizione limitata tranne uno, no due, le altre sono in edizione limitata e mi dispiace. Questo è il blush di Kiko, è il 101 Crystal Rose. È un blush che io adoro perché è il blush che ho utilizzato tantissimo nell'arco del periodo, diciamo, che mi sono truccata. Quando viene prelevato, io lo prelevo proprio la cialda tutto con tutti e tre i colori, ti dà un effetto anche di contouring al viso che è bellissimo. A me piace tanto, ma tanto tanto tanto, io mischio tutti e tre i prodotti e questo è il risultato, è una specie di biscotto un po' brillantinato e ti dà un effetto molto molto bello sulle guance, come effetto tipo sano, ed è una cosa che a me piace tantissimo, proprio l'effetto che mi fa. E spesso capitava che mettevo questo, infatti la bombatura che di norma c'era in questa, diciamo, cupoletta e la vedete già, è spiazzata perché è messa a dura prova in questa cosa, e quindi l'ho utilizzato tantissimo. Un altro blush che vi faccio vedere è sempre delle collezioni Kiko. Queste, se non mi sbaglio, è la Sicilian Note, sì. E questo è lo 03 Panarea Mauve. Allora, io ho un debole per i color malva, ma questo non è proprio malva malva. Poi ve ne faccio vedere un altro che è malva. È sempre un biscotto un po' più rosato. Questo non ha la stessa scrivenza del primo, sinceramente. Però mi piace lo stesso, se vedete le tonalità sono sempre simili, simili tra loro, ma è un blush che a me piace tantissimo e che mi sono trovata proprio bene anche ad utilizzarlo, perché anche se è quello cotto, di norma quelli cotti scrivono di più degli altri, diciamo, mi sono trovata bene perché mi dà un effetto tipo guance sane. Poi il fatto che anche lo metto nell'arco del naso, no? Nel ponte, mi piace molto perché mi dà un effetto tipo di sana, quindi è una cosa che a me piace. Di malva a poco, devo essere sincera, di malva a pochissimo. Il terzo blush che vi faccio vedere è quello cream di Fenty, e questo si chiama Cool Berry. Ovviamente trovate tutto scritto giù nell'info box, quindi se io non capite bene il mio labiale, giù nell'info box troverete tutti i prodotti che vi sto nominando, così andate a colpo sicuro. Ed è un malva. La cosa particolare è che è in crema. Allora, questo ovviamente deve essere utilizzato, vedete, questo è un malva abbastanza strong. Questo deve essere, ovviamente, vedete, molto molto forte come colore, però poi quando lo sistemate con il pennello, con la spugnetta, come preferite voi, vi dà un effetto molto molto leggero, non è abbastanza pesante come si vede qui nella mano. L'unica particolarità che vi posso dire è che non dovete avere un viso cipriato, quindi mettete il fondotinta e subito dopo mettete il blush, perché se mettete l'effetto con la cipria vi dà un pastrocchio che veramente è inguardabile. Mi è capitato e quindi ho dovuto rifare la base. Invece utilizzandolo dopo il fondotinta e poi al di sopra mettete la cipria, devo dire che è un'ottima occasione. Io questo l'ho acquistato, l'ho utilizzato pochissimo perché preferisco utilizzare prodotti in crema
nel periodo estivo, perché di solito non faccio, non metto fondotinta, quindi la base la faccio un po' più leggera, quindi metto un pochettino di blush in crema sempre, perché avendo la pelle abbastanza lucida, perché in estate mi lucido, metto questo e già ha un effetto molto più particolare. Il quarto blush che vi faccio vedere è questo qui della Colourpop. Io già l'ho utilizzato e mi sono trovata benissimo. Questo è Vogue, infatti già sembra un quadro, quindi Vogue. Anche questo, se non mi sbaglio, è in edizione limitata, pack in cartoncino a differenza degli altri. E questo è un color malva. Questo è il color malva che io preferisco di più in assoluto. Ed è questo, e ve lo metto sotto. Questo è leggermente più rosato, proprio malva rosato, e come vedete è la parte, diciamo, che è questa qui. Non è forte come quello in crema, però le tonalità sono simili. Questo ovviamente è più forte perché proprio io l'ho appoggiato soltanto col dito. Questo già invece l'ho sfumato leggermente ed è il colore che io preferisco di più in assoluto perché il malva sulle mie guance sta benissimo. Io tra tanti colori, io il malva lo vedo amalgamare bene sulla mia tonalità di viso. Poi non lo so, fate voi ovviamente in base anche alla vostra tipologia di pelle, perché ovviamente io potrei anche, posso anche utilizzare un rosa porcellino, ma dipende anche che tonalità ho negli occhi e tutto. Io di solito metto i blush in base alle tonalità che ho messo sugli occhi. Se faccio un trucco abbastanza tipo, che so, con il verde, con dei colori un po' più particolari sugli occhi, tipo dorato, verde, eccetera, eccetera, non metterei mai un blush rosa pink, ma metterei un blush tipo un color carne, super giù che viri in quelle tonalità. Quindi questi sono, posso dire, i miei quattro preferiti, ma ovviamente ci deve essere il jolly perché conoscete tutti la Lizzy, quindi sicuramente le lo metterà. E noi già con Betty ci siamo parlate, abbiamo detto no, sicuramente la Lizzy lo metterà, e quindi vi mettiamo anche un jolly per quanto riguarda questa tipologia e vi metto il mio jolly. Il mio jolly è il blush che sinceramente, proprio ve lo dico sincera, come vi parlo sempre ovviamente, è il blush che utilizzo quando mi devo fare trucchi veloci, quando non sto lì a specificare blush, quello, quell'altro, cosa metto, cosa non metto. È il blush che prendo subito. Già so che si tratta di aprire il primo cassetto. Lì è il blush, devo fare un trucco veloce, prendo questo blush, devo fare un trucco e non so cosa mettere sul viso, tipo sto decidendo, è il primo blush che mi viene in mente. È il blush che ho utilizzato di più nell'arco del 2020 e quindi, se non mi sbaglio, l'ho messo anche nei miei top 2020 ed è il blush di Astra. Da quando l'ho acquistato, sinceramente, è il blush che ho utilizzato di più in assoluto. Ed è lo 04, se non mi sbaglio, sì, è lo 04 e vedete bene che è utilizzatissimo. Questo è il color malva biscotto come piace a me. Questo è, ve lo sfumo sulla tuta pure, ve lo sto sfumando. Questo è il malva che io adoro di più. Allora, vi ho fatto proprio una chiazza proprio per farvelo vedere ed è questo. Questo è il malva in assoluto, cioè tipo che vi posso dire, questo ha un po' più di viola all'interno, questo ha un po' più di rosa, questi hanno un po' più di pescato all'interno. Questo è il malva doc d'eccellenza. Questo è il blush mio preferito dell'ultimo anno. Quando non so cosa utilizzare, utilizzo sempre questo. Qualsiasi cosa io faccia, utilizzo questo. È la mia prima scelta. Poi, ovviamente, in base anche ai video che faccio, faccio girare tutti i vari blush che ho di Ofra, di Wycon, eccetera, eccetera. Però, se io vado di fretta, devo fare un trucco, oppure non vi devo far specificare, diciamo, quello che ho sul viso per non fare tutti i vari cambiamenti,
Questo è il blush che io preferisco in assoluto, cioè non ci sono altri tipi di blush non, se non questo, perché veramente è ottimo. Scrivenza, non spolvera tanto, ovviamente perché l'ho preso con il dito, ma quando lo prelevo, scusate, quando lo prelevo con il pennello mi dà l'effetto bello pulito sul viso, che è una bellezza. Io ve lo consiglio, specialmente il numero 4, se volete un color malva bello come questo, cioè è stupendo, non so se si vedono i colori, sono bellissimi. Questi due sono un po' più nocciola e poi questi qua sono un po' più tonalità fredde, ma il malva io lo adoro. Bene ragazzi, questo è per quanto riguarda i nostri fantastici 4. Mi sono piaciuti tantissimo e ovviamente noi non ci, io con le Angels non ci diciamo ovviamente cosa mettiamo, cosa facciamo vedere e tutto, quindi sarà una sorpresa anche per noi e di questo io sono molto molto curiosa. Perché io sto molto attenta a quello che loro fanno vedere, perché non so se fate la stessa cosa voi, tipo questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo mi manca, questo lo compro, questo non lo compro, questo ha detto che non è buono. Io faccio sempre così perché prendo spunto da loro, perché per me loro sono molto importanti, perché anche tramite i loro consigli io sto crescendo anche, diciamo, in questo mondo del make-up. L'altra volta, ad esempio, avevo fatto un make-up e la Liz mi disse: Stefania, dice, alza un po' di più la sfumatura, la devi fare più grande perché tu l'hai fatta troppo fitta, il colore si notava troppo. Io queste cose le preferisco ai messaggi se è bella, se è qua, se è là, se è a destra, se è a sinistra, perché sono delle cose che mi fanno diventare grande, tra virgolette, in una situazione che a me piace, quindi nel mondo del make-up. E mi piace imparare, io sono molto contenta di imparare e loro, tutte e due, un consiglio mi dà Betty, un consiglio mi dà Fabiana, riesco anche a fare delle cose tipo come questo. Per quanto riguarda questo make-up, invece, lo vedrete fra un paio di giorni. Non vi posso spoilerare niente perché è una cosa particolare che ho fatto e quindi tra un paio di giorni lo vedrete. Per quanto riguarda questo video, è tutto. Ovviamente, io chiamo oltre alle mie Angel, che ovviamente è in collaborazione con loro, chiamo anche altre ragazze che vogliono fare questa tipologia di video, di mettere anche l'hashtag MakeupsAngels. Quindi, se voi devo bere l'acqua, il suono della campana. Se a voi piace questa tipologia di video e la volete fare anche voi, mi farebbe tanto piacere se mettete l'hashtag MakeupsAngels, così sia io che le altre due Angels andiamo a vedere cosa proponete voi dei Fantastici 4. Per quanto riguarda questo video, io ho finito. Saluto le mie amichette e ovviamente vado subito a vedere cosa vi hanno proposto anche loro. Quindi, per quanto riguarda questo video, è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!